Giro, tiro a giro, Insigne, Gberosimè, in alto sopra la Madonna, traversa. assurda. Corner. Assurda. Ragazzi, l'Inter non c'è. Non c'è poco da fare, l'Inter non c'è. Mamma mia, Lancio devi andarla a lungo di chiudere. Fabian Questa mi Ruiz. sembra la cosa dell'Inter col Milan. Devi, in questo momento devi fare il secondo gol se È stanno vero, così. hai ragione Sì, Gianluca, hai addirittura. ragione. In questo momento il Napoli, se non vuole correre rischi, la deve in qualche modo, non dico chiudere, ma insomma deve 2-0 lo deve corner, fare. metterci un po' di più. Corner per il Napoli, Insigne dalla sinistra, c'è anche Zielinski lì vicino, vediamo se batte corto il capitano del Napoli per Zielinski o se decide di buttare la palla in mezzo. Chiama lo schema, Stesso Insigne, tecnico braccio destro di alzato, arriva Simone, il cross, stesso palla deviata. Da Rachmani, palla che si impenna, rimessa dal fondo per l'Inter. In questo momento, ecco, l'Inter beneficia della poca precisione o sfortuna nel caso del palo di Zielinski, perché qui le occasioni iniziano a essere, sono state 3-4 abbastanza pulite, Mario. Ma sì, a me sembra di vedere un Inter attenta a studiare l'avversario più che a giocare la partita, e secondo me nel secondo tempo arriverà qualche cambiamento che Stai poi. attento a non studiarlo troppo, perché se sei sotto 3-0, poi Ma per cioè, avrai ora. voglia a Ma studiarlo. non ci cascare, Filippo. Non ci cascare. Noi ricordati Ma sempre non che squadra facciamo due passaggi siamo. di fila, Ho Mario. capito, Non ma facciamo due passaggi di abbi fila. fiducia, non è che sono sceso in campo per perderla, sono Ho sceso in capito, campo ma per non siamo in giocarla. condizioni. Se guardi gli ultimi 50 minuti, gli ultimi 20 del derby, adesso non è l'Inter che conosciamo, Sono dai. d'accordo, ma proprio per questo mi sembra Però di mi poter piace dire. l'ottimismo di Mario, che lui, Beh. nonostante un Inter palesemente in difficoltà, però Ma ho vabbè, visto prendi nella certo, squadra la devi palesemente. sempre difendere, certo, Ma non però. è solo questo, è che non bisogna essere ottimisti nel momento in cui sei 1-0 al 70esimo col derby, come non bisogna essere pessimisti quando sei sotto di un gol con un buonissimo Napoli. Io il Napoli lo rispetto, è una grande squadra, so che Spalletti raramente fa sì che le sue squadre si facciano trovare impreparate in difesa, ma confido sempre nel colpo dei campioni. Alla fine siamo campioni d'Italia, siamo primi in classifica fino a prova No, contraria. ma ci Abbiamo dei mancherebbe. super calciatori che potrebbero cambiare gli equilibri in qualunque momento e al 31esimo sono tranquillissimo. Forse all'89esimo sarei Lo un po' meno saresti di meno, tu tranquillo. dici, Ecco, eh? cioè. Seguiamo ancora questa azione dell'Inter, vediamo se viene fuori qualcosa di buono, poi ci dobbiamo fermare. No, si torna indietro ancora. Rischiosissimo il passaggio di Brozovic, poi Lautaro in qualche modo, l'Inter rischia ma riesce a tenere palla, Dumfries sulla destra, lato corto dell'area di rigore, Dumfries orizzontale per... No, ma ragazzi, però, Ragazzi, ci ragazzi. separiamo 2 minuti, possiamo Ma interromperci cosa in caso di fa? gol, continuate a seguirci. Sono 35 minuti di gioco, 1-0 Napoli, Napoli che sta... Sbaglia tutto Di Lorenzo nel disimpegno al limite dell'area, però Lautaro era girato, riesce a intercettare il pallone in qualche modo senza neanche accorgersene, però poi deve tornare indietro. E quindi siamo tornati a metà campo con Calhanoglu indietro per Skriniar. Vai, tra scusa, No, stai dicevo dicendo. Napoli che sta facendo la partita, l'Inter che in questo momento sta facendo fatica a trovare le giuste trame di gioco, deve provarci perché davvero l'Inter così con questo Napoli credo, insomma, o dà una sferzata alla propria partita o insomma in questo momento non dà l'impressione di poter arrecare chissà quali danni, ecco. Attualmente no. Ma sono 11 dietro la linea del pallone, stanno giocando di rimessa Però è e strano vedere l'Inter che chiaramente. fa un gioco così, voglio dire, rispetto all'Inter che abbiamo visto... Gran palla di Di Marco per Perisic che può entrare in area dalla sinistra, arriva il cross morbido sul Eccolo. secondo palo, Dzeko! Un passaggio a Ospina. Questo Questo era era un un cross passaggio. perfetto, perfetto cross di Perisic, bravissimo, vediamo, non c'era fuori gioco, no, No, no. perché Mario Rui tiene in gioco Perisic dall'altra parte, il cross morbido, Dzeko... Era molto lontano, però non riesce a dare potenza a questo colpo di testa che diventa praticamente un passaggio a Teva Ospina. Spina. Primo Però tiro in porta dell'Inter al diciamo 37esimo. che poteva far meglio Dzeko, eh? Sì, beh, Poteva decisamente. indirizzarla un po' più angolata, poteva far qualcosa di meglio perché l'occasione è stata comunque una buona occasione, secondo Sì, me. però secondo me anche a livello di morale Sì. riuscire a fare Ecco un'azione così pulita, arrivare in aria, poco alla volta gli ridarà fiducia per pressare ancora di più e crederci ancora di più. Lautaro. A me pare proprio che non so se è un problema di testa o un problema di gambe, pare proprio che la veemenza che l'Inter aveva a fine 2021, nel 2022, nonostante i risultati utili fino al Milan, si sia un po' persa. La giustificazione è che ha avuto tante partite ravvicinate, tutte molto impegnative, con avversari tutti molto tosti, c'era anche una coppa in palio, quindi da questo punto di vista l'Inter ha speso molto, però in questo momento l'Inter, guarda che spazi che concediamo, squadra molto lunga, attenzione Insigne, bravo Perisic a recuperare, non c'è fallo.
sì, c'è fallo, no, non c'è fallo secondo l'arbitro, e quindi Perisic con un intervento pulito ruba palla a Insigne, cartellino giallo per Insigne che continua a protestare, non c'era fallo secondo Doveri, poi Insigne è andato avanti a protestare, l'arbitro ha fermato il gioco e ha ammonito il capitano del Napoli per proteste. Effettivamente, cioè, si poteva fischiare come si poteva non fischiare. Ma è la fisicità che, sì, la fisicità che ha vinto rispetto al fallo. Punizione per l'Inter, 38 di gioco, ammonito Insigne per proteste. Ci stava il fallo, Gianluca? Non lo so, però sai, appena Insigne si è messo la mano addosso, ovviamente in corsa, è sceso giù, poi dipende dalla valutazione dell'arbitro, di Doveri. Che però lascia correre spesso, quindi, come metro di valutazione. Che pulizia l'intervento di scivolata di Koulibaly, ragazzi. Fantastico. Mamma mia. Fantastico. La palla per Dumfries era perfetta. Attenzione adesso, Osimhen urca. Qua De Vrij commette fallo. Qua commette fallo e poteva starci anche il giallo qua per De Vrij, perché sì. De Vrij non regge il contrasto in velocità con Osimhen all'indietro verso la palla. Prova in scivolata ad anticiparlo, invece travolge Osimhen. La seconda volta che gli arriva in ritardo addosso, la prima in area di rigore ha causato il fallo. Questo però, ragazzi, pulitissimo non era quello di Koulibaly, va a prendere la caviglia di Dumfries, anche questo era da rivedere. Però punizione per il Napoli. Comunque Dumfries è stato arrogante, perché aveva 2-3 metri di vantaggio con la sua velocità, ci sarebbe arrivato comodamente, invece ha rallentato pensando... Ma Mario, il problema è che dall'altra parte c'era Koulibaly. Ma fortissimo. No, ma aspetta. Spaventi. Se tu guardi l'azione prima, l'ha letta 3 ore prima la situazione Koulibaly, anche se è un po' meno veloce rispetto a Dumfries. Ma Koulibaly è stato eccezionale, perché l'ha letta 30 secondi prima. Hai perfettamente ragione, infatti è un calciatore unico. Ma difatti non ti dà l'idea, no? Perché tu vedi solo l'ultimo pezzo dove lui entra in scivolata. Ma prima, quando la palla stava arrivando a Dumfries, lui era già partito. Sì. Perché sapeva che arrivava lì Koulibaly. Lobotka si gira molto bene a metà campo, va a servire Insigne, lo aspetta Dumfries, palla alla porta, e allora si torna indietro da Koulibaly. Koulibaly per Fabian Ruiz, ancora Koulibaly, non c'è gara con Dzeko, e allora palla indietro ancora per Koulibaly. Dzeko stavolta ruba la palla a Koulibaly, perché Koulibaly sbaglia lo stop. Barella, attenzione! C'è il pallone per Dumfries, ora Barella. Hai capito? E siamo tornati indietro. Ancora il pallone di screen orizzontale per Çalhanoğlu, ancora il pressing di Osimhen a dare fastidio e quasi a riconquistare palla. Ora Çalhanoğlu, tre quarti di sinistra, va a cercare Dzeko, c'è un po' di spazio per servire Barella, servito in questo momento, stop a seguire, palla sul sinistro, non crossa, palla per Çalhanoğlu, per Perisic, largo di Marco, Perisic va a puntare, palla sul destro, ne ha tre addosso, serve Çalhanoğlu, devono sempre andare indietro, Barella può provare il cross, arriva il cross per Dzeko, stop di petto, sbagliato, spazza Elmas. Va a recuperare Skriniar, ultimo uomo della difesa dell'Inter, sulla linea mediana va a servire Brozovic, il Napoli si chiude, troppo imprecisi, Lautaro e Dzeko, Lautaro soprattutto non si visto, 41 minuti di gioco, Di Marco, si torna indietro, Osimhen pressing su De Vrij, palla larga, a cercare Brozovic dall'altra parte, a qualche metro Zielinski su Brozovic, e Brozovic è costretto a cambiare ancora dall'altra parte per De Vrij, poi Çalhanoğlu. Ancora indietro per Handanovic, giriamoci la porta di là, ragazzi. Skriniar, 41, Skriniar, orizzontale, verticale a cercare Ciala, subito di fronte schermato da Ruiz, e allora ancora indietro per De Vrij, manovra lentissima quella dell'Inter. Di Marco, ancora Lautaro, buono il pallone per la corsa di Di Marco, all'indietro per Brozovic. Continuiamo a giocare palla, qui rischia, ma Dzeko poi buca l'intervento, ha rischiato Insigne, l'anticipo, l'ha perso, Dzeko ha recuperato palla, ma ha bucato l'intervento successivo, attenzione Dumfries in area di rigore, prova il destro, incrociato con l'interno, la prende troppo con l'interno e la palla praticamente attraversa tutta l'area piccola e si spegne in fallo laterale dall'altra parte, qua bravo Lautaro, bravissimo Dumfries a vincere il confronto con Lobotka, poi prova il destro incrociato da posizione angolatissima e non riesce a dargli il collo, ma gli dà troppo l'interno. Palla che va ad uscire fino alla rimessa laterale. Va bene, ragazzi, prendiamoci 2 minuti. Ragazzi, Insigne lancia a cercare Osimhen. Questa volta De Vrij sembra in anticipo. Viene spostato da Osimhen. Perde palla ancora De Vrij. Pallone per Insigne. Lato corto dell'area di rigore. Palla sul destro. Va a chiudere Dumfries. Non c'è fallo. Bravo Dumfries.
De Vrij sta perdendo clamorosamente. Vai, attenzione, Brozovic che ora qui si incarta e rischia tantissimo in fase difensiva. Poi usciamo bene. Perisic va a chiamare Brozovic e non gli serve il pallone, però daglielo. Brozovic va a chiamare palla. Perisic non lo serve. Salta due uomini e perde palla. Incredibile. Brozovic è così, eh? No, no, ma qua è Perisic che ha fatto tutto male. Ancora Insigne si gira. Scusa. Cioè, Brozovic era andato di là. Dagli la palla sulla corsa, ma cosa la porti tu? Ancora il Napoli, allora ci può riprovare con Elmas. Sulla sinistra, sulla destra per Di Lorenzo. Lato corto dell'area di rigore. Ancora Elmas. Va a chiudere Ciala. Poi Zielinski all'indietro. Si torna su Ruiz e poi su Rachmani. Ancora orizzontale Koulibaly, linea mediana. Ancora Rachmani. Lautaro non pressa, Lautaro non fa niente. Ancora Ruiz, lato destro per Di Lorenzo che stoppa il pallone. Orizzontale va a cercare Lobotka. Ancora orizzontale per Koulibaly. Mario Rui, sempre sulla sinistra, va a cercare Lobotka. Fischia Doveri. Finisce il primo tempo, 1-0 per il Napoli. Bel Napoli, bruttissima Inter. È vero. Allora, ci sono due notizie sul fronte Napoli, che è, come detto, un gran bel Napoli che ha pienamente legittimato il vantaggio. Mi permetto di dire che la buona notizia dell'Inter è che dopo un primo tempo del genere essere sotto solo di un gol c'è da essere contenti. Sì, sì, assolutamente. È che manca completamente la brillantezza. I giocatori che prima pressavano alti, rubavano palla, arrivavano prima sulle seconde palle, sui rimpalli, si aiutavano, giravano tra di loro, i movimenti. Era tutto bellissimo quello che si vedeva dell'Inter. Tutto questo in questo momento non c'è. Non c'è oggi. Non c'era con la Roma, anche se hai vinto, non c'è stato col Milan, non c'è stato col Venezia. È un periodo di stanca, facciamo fatica. Sì. Questo è il tabellino con l'Inter che ha sì tenuto il possesso palla di più, però un tiro in porta e uno fuori sono cosa troppo poca per i campioni d'Italia. Un tiro in porta e quattro fuori invece quelli del Napoli, partita tutto sommato corretta perché soltanto 6 falli fischiati, 3 per parte. L'unica ammonizione per proteste ai danni di Insigne. Caro Gianluca, io non so se sei o quanto sei Scaramante, io nel dubbio la classifica te la faccio vedere anche a beneficio di chi è a casa, perché in questo momento il Napoli è anche fotografata. È da solo in testa. Sì, l'ho vista, ricordiamo che l'Inter ha ovviamente una partita da recuperare a Bologna. Certo. Quindi, diciamo così, è scenografica questa classifica in questo scenografica, dai. Napoli 55, l'Inter che resta ferma quota 53 con il Milan che osserva, osserva fino a domani alle 12:30. Fino a domani alle 12:30, Milan-Samp, poi ovviamente nella nostra serata ne parleremo, andremo ad ascoltare Pioli, bisogna poi analizzare nel dettaglio tutto quello che succederà. Nel frattempo Gianluca, parto da te con i tuoi up and down, chi sale chi scende del tuo, del Napoli di questi primi 45 minuti. Sono molto semplici, Francesco ci faceva un pensiero nel 2 minuti di recupero. Non posso ovviamente con il Napoli potenzialmente in questo momento come fotografia di classifica prima, batte in questo momento l'Inter, meritava probabilmente qualche cosa in più, il palo di Zielinski, il tiro di Osimhen, la mezza rovesciata di Insigne, non posso dare dei down, devo dare i 3-7 ad Osimhen, Zielinski e Insigne, perché Zielinski con un lavoro clamoroso oscuro al di là del palo sta praticamente seguendo come un ossesso, levando a Brozovic qualsiasi tipo di giocata. Osimhen è diventato praticamente un martirio per la difesa dell'Inter, non si ferma mai, ha recuperato il rigore, ha sfiorato il gol, e Insigne prende sì l'ammonizione per proteste, ma con una tensione addosso, sapete la tensione che c'è su Insigne dopo tutto quello che è accaduto, la firma con Toronto, andare lì sul dischetto ci vuole coraggio, forza, da capitano del Napoli l'ha fatto, ha segnato con Handanovic che è un portiere che sui rigori si esalta, e quindi mi sembra che i 3-7 vadano dati allora per il momento. Questo è quanto detto del Napoli, credo che sia corretta, no? L'analisi di Gianluca, nessuno va giù perché insomma è un Napoli. Ma io sono d'accordo con Gianluca, ma dal mio punto di vista prima si parlava che i due attaccanti dell'Inter non l'ha mai strusciata, ma anche perché la difesa del Napoli comunque su tutti Koulibaly, è chiaro che Gianluca non poteva metterne 4 o 5, doveva metterne 3,
Però dico, Koulibaly, dal mio punto di vista, anche se, come abbiamo visto il primo tempo, i due davanti non l'ha mai strusciata, non l'ha mai presa. Secondo me, gli unici due che hanno avuto due spunti dell'Inter sono i due esterni. Uno è Dumfries, da una parte, e l'altro Perisic all'inizio, e poi un altro cross che ha fatto. Ma nei duelli uno contro uno, il Napoli li ha vinti tutti. Giustamente, sono d'accordo con Gianluca, però credo che, non so, io stravedo per Koulibaly, lui è uno che comunque, come ha detto prima Mario, non solo negli interventi, lui proprio è il regista difensivo. Nel momento in cui l'attaccante, in questo caso l'Inter, sta attaccando, lui sa già prima, e questa è la forza del grande difensore, dove andare. Chi sale, chi scende dalla tua Inter, Filippo? Allora, sale, metto solo Dumfries, che secondo me è l'unico da promuovere con una sufficienza, 6,5. È l'unico giocatore pericoloso dell'Inter. Poi gli altri, nessuno. Cioè, up solo Dumfries a 6,5 per me. E poi i peggiori, De Vrij, 4. Per forza. Ma non solo per il rigore, ma perché è sempre in ritardo su Osimhen. Non l'ha lo fatto tiene. Impazzire Osimhen. Io mi ricordo all'andata Ranocchia, non ha fatto prima dell'infortunio di Osimhen, per 60 minuti Osimhen non ha visto palla con Ranocchia. Oggi con De Vrij è una festa per Osimhen. E in teoria sarebbe... È strano sentire una cosa, dovrebbe essere il contrario. Certo. Poi gli altri due che metto giù sono le due punte, anche se c'è l'imbarazzo della scelta, però sono le due punte perché le volte che l'Inter è arrivata in area di rigore c'era Dumfries, c'era Perisic, Dzeko una volta ha toccato il pallone e l'ha passato Spina, Lautaro, tu l'hai visto? Io Lautaro in campo non l'ho visto. Anche non... c'era Loglu, Filippo. Voto sì, ma... Sono 5 tutti. O 4? Ma più no, di 3. Lautaro sì, 4. No, devi metterli tutti. Ma anche Barella oggi è inguardabile. Lautaro 4 e Dzeko 5. Sempre. Ma perché sono i peggiori. Poi ci sono tutti gli altri che sono Brozovic 5, Perisic 5,5, Çalhanoğlu 5, Barella 5. Cioè sono tutti da mettere giù. Cioè, però i peggiori questi. Pensare a Barella e Brozovic, non trovarli negli up, ma addirittura... puniti con un 5, quindi con un'insufficienza vera, vi dà la misura, insomma, no, di quanto fatica abbia fatto l'Inter. No, ha ragione, sono d'accordo con Filippo, perché come ho detto prima, secondo me hanno perso tutti gli scontri diretti in questo primo tempo. Nell'uno contro uno hanno perso tutti. Per esempio, tu prima, Francesco, facevi notare con Gianluca che Zielinski seguiva Brozovic, no? E secondo me, come ti ho detto, durante la settimana, ma sicuramente l'avrà fatto, quando Brozovic è marcato deve essere o Çalhanoğlu o Barella che si fanno vedere. Ma giustamente, come ha detto Filippo, tutte e due oggi hanno giocato sottotono, sotto le loro possibilità. Perciò un po' tutta la squadra, quando tu perdi gli scontri diretti uno contro uno, diventa difficile poi vincere la partita o recuperare l'1-0. Ma io non ho capito se l'è giocata male Inzaghi dal principio con la formazione, con le indicazioni tattiche. Però è la formazione migliore, la formazione che potesse che adesso fa. Sì, è vero, però devo dire che questa non è la solita Inter, sembra che ci sia qualcosa di diverso. Io mi auguro che le cinque solite, i soliti cambi che il mister è solito fare possano cambiare la squadra, e soprattutto che in questo momento stia dando delle indicazioni per ovviare a quelli che sono i problemi che abbiamo visto tutti, perché con Brozovic curato a uomo per tutto il campo le cose sono due: o qualcuno del Napoli cederà allo strapotere fisico di Brozo, che è un calciatore che corre per 13-14 km a partita, o se no credo che Inzaghi debba fare qualcosa. No, beh, per certo, forza. Però come diceva giustamente prima Filippo, cioè, ormai l'Inter è qualche giornata che arranca, poi il derby l'ha perso nonostante la prima partita. Io escluderei di tirare in ballo la Coppa Italia, che è vero che ha vinto con la Roma, però anche il Milan ha vinto, stravinto con la Roma. La Coppa Italia lascerei sempre fuori. Ma sono modi di perdere perché... troppo diversi. Perché no, se... no, però non guardare io, non guardare in positivo, non guardo neanche il Milan in positivo la Coppa Italia, cioè nel senso... No, ma non mi riferivo a quello, cioè perdere un derby dopo aver strameritato è una cosa, perdere questa partita con un Napoli che sta strameritando è tutta un'altra. Adesso questo è un paragone stupido, l'anno scorso, come dicevo prima, dopo il derby l'Inter è esplosa, adesso magari dopo il derby come ha fatto, cioè... Ci può stare che una squadra, cioè adesso io non tifoso interista, ma l'Inter ha diciamola tutta, che ci siamo giocati un caffè sul fatto che l'Inter è bollita. E io me lo gioco volentieri, perché credeteci ragazzi. Gianluca, se posso fare una piccola critica al Napoli, molto bello, molto convincente, ecco, essere avanti soltanto di un gol e non averla indirizzata in maniera un po' più importante
Insomma, di solito queste partite uno poi dice mannaggia, avessi fatto due gol o tre gol nel primo tempo, cosa che il Napoli avrebbe potuto fare. Ne abbiamo viste tante. La tua lettura è una lettura molto verosimile, però che gli vuoi dire? Se rischi prende il palo, Insigne sicuramente questo gol su azione che manca veramente da tempi immemorabili. Ripeto, ribadisco, non segna su azione da maggio dello scorso anno, clamoroso per uno come lui. C'è solo punizioni e rigori a tirare segnato? Sì, soltanto su calcio di rigore. Questi i gol di Insigne quest'anno sono soltanto timbrati dagli 11 metri. E quindi sì, però è un rammarico che spero di non dover, come dici tu, ricordare e pensare a fine partita. Al momento chi poteva mai pensare di essere in vantaggio 1-0, di stare avanti con merito, giocando una partita di grande intensità, di grandissima intensità. Koulibaly è tornato dalla Coppa d'Africa giovedì mattina, anche sta in panchina. Insomma, abbiamo perso Politano durante la partita, ci sta il Mass, che è stato ripreso più volte da Spalletti perché non è entrato con il piglio giusto. Insomma, speriamo bene, devo sperare che il Napoli resti a questi livelli, ma soprattutto che l'Inter non cresca, perché se cresce l'Inter è normale. Ha fatto un sussulto e Dzeko ha sfiorato il gol, ragazzi, cioè, è chiaro, cioè, la qualità è quella. Ha fatto solo un sussulto e Dzeko, stranamente di testa, che è il suo forte, l'ha indirizzata soltanto su Ospina. Giacomo, secondo tempo cosa ti aspetti? Napoli che proverà a chiuderla o una reazione finalmente dell'Inter che No, io mi aspetto, adesso Gianluca farà gli scongiuri, ma una reazione dell'Inter, cioè sotto l'aspetto fisico, poi non so come potrà andare a finire, perché così male, per esempio, prima si parlava di De Vrij, sugli interventi di De Vrij, ma ragazzi, ma anche Skriniar, quando Insigne ha fatto la rovesciata, ha fatto un intervento, il pallone. Lì deve andare di testa, ha aspettato la palla che scendesse sul dischetto di gol, perciò dico, peggio di così, credo che l'Inter non possa fare, poi sai, nel calcio comunque può succedere tutto, ma io mi aspetto un Inter più aggressiva, un Inter che vuole raggiungere il pareggio e chiaramente il Napoli che non ci sta, perché vedendo questi primi 46-47 minuti il Napoli sotto l'aspetto fisico sta 100 volte meglio, però sì, Francesco, ci hanno abituati ormai quest'anno specialmente che in una partita ce ne sono 2-3, sì, è vero, perciò vero. Nel secondo tempo può succedere tutto, ma mi aspetto un Inter che possa reagire, perché perdere tutti i duelli nell'uno contro uno non è possibile, non potrai mai uscire da San Paolo con un risultato positivo. Sì, e devo dire che anche da amante del calcio e dei grandi calciatori quali sono, vedere una partita con Osimhen in campo e con la rosa del Napoli al completo per me è sinceramente una gioia, anche perché alla partita andata è successo quello che è successo, si è fatto male un grande campione, da lì sono iniziate un po' le disavventure del Napoli. Io so che gli interisti magari saranno da casa a dire ma cosa fai, difendi il Napoli a scapito dell'Inter? No, a me piace il calcio e queste sono le partite belle. No, è bello belle. Quello che stai dicendo, Mario, anche perché credo, dimmi se mi sbaglio Filippo o anche te Mario, anche l'Inter non credo che gliene manchino tanto, tolto Correa, credo. No, Correa, Bastoni. Bastoni, Bosses, due. Perciò tante volte si incontrano delle squadre che da una parte mancano 7, dall'altra 5-6, perciò quello che sta dicendo Mario è molto bello. Infatti, oggi le squadre sono bene o male le titolari, no? Sì, però io quello che dice Mario, quello che avete detto un po' tutti, insomma, del secondo tempo dell'Inter, io credo che si possa ragionare su tante cose, su cosa può cambiare, sull'atteggiamento. Quello che a me pare evidente è che la squadra in questo momento è svuotata. È una squadra, ma questo l'ho visto anche con la Roma. Ma di testa o di gambe, secondo te? Ma secondo me può essere che le gambe non rispondono e quindi fai fatica a rimanere dietro. Eri abituato a avere dei certi automatismi che adesso probabilmente non riesci ad avere perché le tue gambe non hanno quel ritmo. Quando si parla della rosa così profonda dell'Inter, a metà campo, se non giocano quei tre lì, chi gioca? Cioè giocano sempre loro e giocano con la Roma, giocano con la Juventus, giocano con l'Atalanta, giocano con la Lazio, giocano con il Milan, poi dovranno giocare, giocano oggi, dovranno giocare con il Liverpool. Chi metti? Vessino? Sì, hai visto Vidal nel derby? Ragazzi, cosa ha voluto dire togliere Brozovic e mettere Vidal? Lo hai visto, no? Quindi, quando me Darmian si dice... è molto sottovalutato. No, ma lascia perdere, è uno di quei calciatori che quando entra ti fa la differenza. Sì, e per me non è uno dei centrali. Io parlo dei tre centrali in mezzo. È vero, sono quelli che fanno il gioco. Non può essere che una squadra
in una partita peggiori così come abbiamo visto tutti. No, ma non tutti. È una partita, Mario, sono un po' di partite che ma non è vero, perché così, col Milan l'hai dominato 70 minuti e io non ci credevo. Abbiamo annichilito il Milan per 70 ma minuti. Ma col Venezia hai vinto al 90esimo. Ho capito, ma questo che cosa ti fa capire? Che sia stanchi. Così come i cambi che farà il mister, per tutti quanti sono stati dei cambi assurdi, e infatti hai perso il derby perché mister Inzaghi ha cambiato i più forti. Io invece voglio viverla al contrario. Adesso abbiamo la possibilità rifarci con dei cambi migliori. Ma va bene, però io ti sto dicendo un'altra cosa. Io ti sto dicendo che questa squadra sta facendo fatica perché è stanca. Ma non ha fatto fatica oggi, ha fatto fatica col Venezia, ha fatto fatica con l'Empoli, ha fatto fatica. Ma io ho visto il Napoli la settimana scorsa, ha vinto non meritatamente, parliamoci chiaro, perché la partita era a senso unico al contrario, c'erano gli avversari che attaccavano e il Napoli e che ha fatto gol. E tu stai perdendo con quel Napoli lì? Secondo tempo iniziato da un minuto senza cambi, vero Filippo? Sì, no, nessun cambio in entrambe le squadre, siamo al 47esimo minuto, è passato il primo minuto di gioco, c'è un fallo laterale a favore dell'Inter, se ne incarica Dumfries che però deve riprendere la posizione originale, aveva guadagnato troppi metri, va a cercare Dzeko, 1-2 con Lautaro, vediamo se Lautaro prende il pallone, prova il cross a cercare Dzeko di testa, ancora Dzeko, la buca che Koulibaly, e di Dzeko al ciglio di Sarajevo, ma che toccare campione goiata di Koulibaly che lascia lì la palla sempre. E Dzeko traversa il gol, 1-1, e di Dzeko la rimette in corsa, ma qui il Napoli ci fa un bel regalone con Koulibaly che praticamente fa l'assist a Dzeko. Poi il gol di Dzeko non è facile, perché dal limite, dal fondo campo prova il destro, traversa interna e 1-1. Vediamo Gianluca, un po'. Gianluca, che disastro! Tutti morti? Più che l'avevamo già perso? Un minuto, ragazzi, un minuto. No, non è Koulibaly, scusate, non è Koulibaly che fa l'errore, Non è Koulibaly, di Lorenzo, che è sfortunato. È sfortunato, non fa un errore. Il colpo di testa di Dzeko va addosso a Di Lorenzo e la palla torna a Dzeko. Non è un errore. È stato bravo secondo me Dzeko, perché Dzeko nel rimbalzo è riuscito ad arrivare sulla palla, però lì è stato un rimpallo. Ragazzi, ma non si può pazzesco. Criticare sempre per 40 minuti ma di non gioco. È una critica, sempre tutti morti, Mario. Sempre tutti. No, ma non parlo con te. Lo so. Non dire quello che si vede. No. È che onestamente ci caschiamo sempre noi tifosi dell'Inter. Mario, dobbiamo stare tranquilli. A prescindere dalla prestazione, tu ti aspettavi che in 46 minuti un colpo di testa di Dzeko e basta? Allora, no, rispondimelo tu. Porta secondo te c'è risultato, ma non sei contento. E allora no, devi essere onesto. Cosa ho detto durante la pausa? No, non parlo nel secondo tempo, parlo nel primo tempo, all'inizio. No, il primo tempo abbiamo giocato malissimo. Un colpo di testa in tutti i quattro. Intanto vi faccio vedere il pareggio dell'Inter. Sì, ma ragazzi, al centro è sfortunato, mi pare, Di Lorenzo, che la palla gli rimbalza addosso, non riesce neanche a controllarla, diventa un assist per Dzeko, che è fulmineo a scaraventarsi sul pallone, sull'uscita di Ospina, tira palla sulla traversa e palla poi in rete. Sa tanto di beffa, però sì. Insomma, noi il Napoli, Gianluca, l'avevamo messo in guardia. Soprattutto tu l'avevi messo in guardia, avevi detto che purtroppo è così, e cioè, ragazzi, è così. Ma poi la cosa clamorosa, neanche comincia il secondo tempo, neanche pronti via, e trovi il pareggio. Cioè, ragazzi, il capovolgimento da un punto di vista psicologico è diametralmente opposto, è clamoroso. Cioè, loro resuscitano clamorosamente la prima occasione, e tu che stavi cercando di portarti la partita, adesso ti tieni un peso addosso senza precedenti. Cioè, è così, ragazzi, è così. Quante ne abbiamo viste, ragazzi? Ma quante ne abbiamo viste? Vabbè, ma questo, ragazzi, è un episodio. Adesso l'Inter deve sfruttare l'episodio per tornare a fare l'Inter, essere meno passiva, più precisa. E attenzione alla Insigne sulla sinistra, fuori, fallo laterale, rimesso dal fondo per l'Inter. 49esimo minuto, è levato un bel macigno l'Inter, cioè questa è proprio una bombola d'ossigeno in un momento più difficile. Questo è sicuro, è per quello che dico, visto che ti hanno passato una bombola d'ossigeno, perché c'è stato un cross di Lautaro, Dzeko non riesce a colpire di testa verso la porta, la palla spizzata da Dzeko va addosso a Di Lorenzo e torna a Dzeko, a quel punto diventa un assist e Dzeko è bravissimo a fare l'1-1. Questo è il calcio, Anche prima c'è stato un episodio, quarto minuto. Errore di De Vrij, gli dà un calcio, Mario, rigore nettissimo. Io se vuoi ti dico che abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e che mi sembrano tutti in forma.
Poi no, se no, devo no, dirti ma... quello che ho visto, ma ho visto una cosa diversa. Sei davvero molto obiettivo come sempre, e di questo mi complimento. Poi se vinciamo io sono il primo a essere felice, ovviamente. Ma secondo me c'è un problema un po' di noi interisti, che ogni tanto ci facciamo fregare però dagli avversari. Non è che si potesse dire che l'Inter stava giocando bene il primo tempo. Ma io l'ho detto, però è dall'inizio che dico, ragazzi, manca ancora un tempo, con calma. No, le partite evidente. Le partite durano due tempi, per fortuna. Sì, però no? Mario, quando uno sta commentando tipo Filippo, no? Sta facendo la croa, o noi vediamo la partita, quando vedi la prestazione del genere della squadra, che può essere la tua squadra o no, cioè capisci che sta facendo male, è una cosa che è così proprio male, ma non l'hai mai vista, a prescindere dall'altra parte. Comunque c'è un Napoli che era in forma, nel primo tempo Napoli ha fatto un ottimo primo tempo, però sì, l'Inter non ha giocato da Inter. Ho capito, infatti io ho risposto così, ho detto ragazzi non può essere questa l'Inter, infatti siamo entrati nel secondo tempo e per fortuna abbiamo fatto un gol. Ora non è detto che la vai a vincere, perché mancano 40 minuti più recupero, quindi piedi per terra, però neanche troppo. Però devi migliorare nel gioco. Ma ci mancherebbe. Adesso c'è ancora l'Inter in avanti, Filippo. Barella sulla destra, lato corto dell'area, indietro per Brozzo. Attenti al pressing di Lobotka, poi Dumfries per Di Marco. Corto per Ciala, anche lui si è visto molto poco. Palla per Di Marco. Ancora Di Marco, cambia tutto per Skriniar. Sulla fascia di destra va a cercare Barella, stoppa il pallone Barella, pensa per un attimo alla verticalizzazione per Dumfries, poi decide di dare indietro a Brozovic, ancora De Vrij orizzontale per Brozovic, terzo di difesa in questo momento, pressing di Zielinski, non si propone nessuno, l'unico lì in mezzo è Çalhanoğlu, metà campo che si propone, infatti adesso riceve palla, prova a cercare Lautaro, 1-2, pallone ancora di ritorno per Lautaro, impreciso. Palla all'indietro per Ospina. Gianluca, per il Napoli si tratta di rifare tutto da principio. Immagino anche il contraccolpo non sia facile dopo un primo tempo gestito con grande autorità. Quello soprattutto, Francesco. Poi non vorrei, come l'attesa sempre delle grandissime sfide, anche qua ne abbiamo viste parecchio, e cominciano a guardarsi tutte e due la classifica. Uno poi si vede il Barcellona, l'altro si vede il Liverpool. E assisteremo a questo secondo tempo, dopo quello che è successo con Zeko, anche se è molto presto, per carità, diciamo che cominciano, vabbè, aspetta un attimo, ferma, non ti muovere, un attimo solo, a uno, ma non credo, io sto là, aspetta un attimo. Non credo che succederà una cosa così. Cioè, magari questo più avanti, ma non adesso. Non adesso. Sì. Cioè, anticipiamo sempre un po', nel senso che può essere un'altra lettura di questa partita, a meno che un episodio in questo momento possa da una parte o dall'altra, però queste motivazioni Liverpool, Barcellona, classifica possono essere determinanti. Intanto il Napoli riparte da dietro, abbiamo visto la classifica con il pari di Dzeko che ha ricacciato al secondo posto il Napoli, si resta come all'inizio con il Napoli a 53, Osimhen. L'Inter a 54. Osimhen contro De Vrij, è un problema, Osimhen entra in area di rigore, palla sul destro, bravissimo Dumfries va a chiudere. Bravissimo ancora una volta. E ora poi subisce fallo da Mario Rui. Calcio di punizione. Di gran lunga il migliore in campo, Denzel Dumfries. Sì. 54 di gioco. Anche qua è andato in chiusura. De Vrij ha fatto bene ad aspettare, a non farsi puntare eccessivamente da Osimhen, perché sarebbe stato saltato e Osimhen sarebbe andato in porta. Lo ha aspettato. Ha aspettato anche l'aiuto di Dumfries, che poi arriva da dietro e tocca la palla. Gli la ruba. Qui forse poteva affondare l'uno contro uno Osimhen, Gianluca. Sì, sai, sull'uno contro uno palla a terra lui deve ancora lavorare tanto, nel senso che se va in velocità allora ci vogliono le fucilate. In quel caso sull'uno contro uno ha avuto un po' di difficoltà, poi ovviamente per di fronte siamo molto attenti, non era semplicissimo. Sapere che a fine allenamento Spalletti sta un'ora vicino a Osimhen per affinare le sue doti tecniche, la famosa ora di muro. Beh, insomma, qualche risultato sicuramente l'ha già ottenuto, visti i miglioramenti insomma che ha fatto questo giocatore. Bruttissimo errore di Barella, Osimhen in area di rigore, destro Handanovic! Ma non possiamo regalare sti palloni! Ma che è? 1-2, Barella poi si inventa un retropassaggio
a Brozovic, completamente sbagliato, e dà la palla a Osimhen. Osimhen arriva in area di rigore, salta screener, o meglio, si sposta la palla sul destro, prova il destro in diagonale, Handanovic respinge, ancora Napoli in avanti con Insigne, lato corto dell'area, scarica per Zielinski, posizione di cross, non riesce a chiudere in tempo De Vrij, Brozovic, ancora il cross di Zielinski sul secondo palo, colpo di testa di Rachmani, fuori alla destra di Handanovic, che ha salvato il risultato. Mamma mia, centrocampo, siamo in grandissima difficoltà. Se Barella sbaglia una roba del genere, siamo in grandissima difficoltà. Vi faccio vedere il retropassaggio di Barella per Brozovic. Qui bravissimo. È Osimhen il più lesto a entrare in possesso del pallone, si invola verso la porta, seguito dai giocatori dell'Inter. Sceglie di non giocarla in diagonale, ma prova sul primo palo. Bravissimo Handanovic a deviare la palla. A destra, che brucia Di Lorenzo. Bravo Perisic a trovarsi lo spazio per crossare. C'è tutto solo, meglio. C'è liberissimo Dumfries in mezzo, ma il Koulibaly, la palla è perfetta per Dumfries da parte di Perisic. Col sinistro c'è un cartellino giallo per Brozovic. Ma come mai? Che era diffidato e salterà la prossima partita con il Genoa. E arriva il cross in mezzo, Dumfries è pronto a mettere la palla in porta, comunque verso spina, è 3 metri, ma Koulibaly arriva da dietro come un treno in scivolata, gli toglie il pallone dalla portata, insomma, e salva il risultato. Qua, cartellino giallo per Brozovic, fallo su Zielinski, si lamenta Brozovic. No, ha fatto la stessa cosa con Insigne, ha protestato e no, è stato ammonito. No, l'ha mandato, ha fatto così, ma va... Ok. Non per il fallo, Salta la prossima partita con il Genoa Brozovic, chissà chi giocherà al posto suo, vediamo, penso Vidal. Ma si riposa un po' Filippo, dai. Vabbè, Napoli in possesso palla con Rachmani, all'indietro per Ospina che ha subito poi un pestone da Dumfries nell'occasione del gol salvato da Koulibaly, però si è ripreso. Sassuolo, non col Genoa. De Vrij va a cercare Dumfries di testa. Ancora Barella anticipato da Fabian Ruiz, recupera palla Skriniar, all'inietto per Brozovic, altro pallone impreciso di Marco. Di Marco, attenzione, attaccato alle spalle da Zielinski. Handanovic va a cercare Brozo, limite l'area di rigore, attenzione al pressing di Zielinski, attenzione lì con la palla a terra che oggi non siamo proprio per la quale. Handanovic finta il pallone su Di Marco, non c'è pressing sul portiere dell'Inter che prova il lancio lungo a cercare Dumfries, che di testa anticipa Koulibaly, palla che schizza, Mario Rui in vantaggio su Skriniar, posizione di punta Skriniar, palla lunga, va a recuperare la Barella, stoppa bene, poi trova un ottimo corridoio per Dumfries, fallo, che vince un contrasto, vince anche il secondo, poi c'è fallo su Skriniar. Come no? Ma come no? Riparte il Napoli, Insigne. Sono scoperti, Insigne, non c'è Skriniar da quella parte, palla sulla sinistra per Fabian Ruiz. Arriva il cross, deviato da Brozovic, palla che si impenna, dall'altra parte c'è Çalhanoğlu che la va a raccogliere. Sono curioso di rivedere il replay. Çalhanoğlu va a cercare Barella. Doveri non fischia più nulla. No, pallone all'indietro. Pensavo ci fosse anche un fallo prima per su un giocatore del Napoli, ha lasciato correre. Fallo su un giocatore dell'Inter, ha lasciato correre anche in questo caso. Veramente si è dimenticato un po' il fischietto in questa fase della partita. Fa giocare molto. Çalhanoğlu. Meno male. Porta palla, poi il ritmo. Comunque, che ritmi, ragazzi! Partita di un noioso proprio. Mamma ancora mia! Ancora Di Marco. Pensa al primo tempo che era più lento. De Vrij, Brozovic, in questo momento al posto di Skriniar. Ma Skriniar dov'è? Adesso sta tornando verso la sua zona. Era ancora dall'azione precedente. Sì, perché è lì che ci zoppica. Ci vuole il motorino per tornare indietro. È lì che zoppica, tra l'altro non lo vedo ancora lì, quindi è ancora largo a destra, a sinistra. Ha avuto problemi allora. No, a destra, giusto. È là. Lancio di Di Marco a cercare Dzeko. Dzeko tiene la pallone in campo, però punta Koulibaly, non c'è gara in velocità. Infatti Koulibaly gli toglie il pallone, Dzeko rimane lì a mordere le caviglie, si gira bene Koulibaly, lancio lungo in verticale, bravo Di Marco a anticipare il mass, poi Çalhanoğlu di testa molto bene per Perisic per Di Marco, ancora Perisic all'indietro, si torna all'indietro da Skriniar, attenzione che arriva Osimhen, Skriniar a qualche metro di vantaggio, pallone orizzontale ancora per De Vrij, c'è pressing di Zielinski, poi Brozovic, verticale a cercare Di Marco che prova il numero su Ruiz, ce la fa, bravo Di Marco, guadagna la tre quarti, è in fuori gioco Lautaro, non gli può dare la palla, bravo Di Marco non dargli, la palla sulla destra per Dumfries, un po' arretrata, il Napoli torna nelle sue posizioni, ancora Dzeko per Barella, posizione di cross, va a cercare rasoterra Di Marco al limite dell'area, ora Dumfries, lato corto dell'area, cross in mezzo, deviazione, palla Ospina. Comunque non so se tu possa essere felice o meno, ma ho visto Vidal alzarsi, Cioè. Ecco, felice no, basta che non sia perché toglie Brozovic, perché sennò veramente... È vero che c'è il principio dell'ammonizione di Inzaghi, no, è vero. Dai, perché va bene tutto, però no. Ma ha preso giallo, lo leva. Questo no, eh.
Va bene tutto, ma no. Ma no, gioca, dai, gioca, su, che è la seconda volta, gioca! Non buttarla fuori, che sei già alzato, su, Brozovic. Ancora porta palla, supera la mediana. C'è il Napoli tutta nella sua metà campo, Brozovic litiga un po' col pallone, ma non affonda il pressing Zielinski. Poi palla per Dumfries, vicino alla linea dell'out, può puntare Mario Rui. Dumfries, ne ha due addosso, prova ad andare in mezzo, Dumfries, un treno! Calcia e poi Barella, prova un destro impossibile, palla Barella, fuori, alta tutto. Però Dumfries come un treno in mezzo a due, ha provato e cadendo è riuscito anche a tirare in porta. È un Inter che ha preso un po' più di coraggio, mi sembra un po' più in difficoltà nell'impostazione della manovra il Napoli, Gianluca. Sì, assolutamente sì, poi ti entra un po' la paura di gettare all'ortica tutto quello che di buono hai fatto e costruito nel primo tempo, questo mi pare evidente. Il leitmotiv, il comune denominatore rimane lo stesso, molto stretti a centrocampo e aspettano ovviamente di lanciare la freccia Osimhen. Ribadisco, è molto grave, si sta sentendo l'assenza di Politano, perché tecnicamente e tatticamente Politano era un altro punto di appoggio importante e il MAS non è entrato in partita. Dzeko va a cercare Di Marco, Di Lorenzo è in netto vantaggio in area di rigore, va a terra. Non c'è fallo? Sì, c'è fallo. Calcio di punizione per il Napoli. Secondo si lamenta molto fallo. Di Marco. Doveri in un primo momento aveva lasciato proseguire. Di Marco continua ad agitarsi. Si tocca il gomito sinistro di Lorenzo. Vediamo il pallone filtrante. Di Lorenzo è in anticipo. Non capisco cosa... Il tatto di gambe non sembra ci sia. Si è fatto... Allora, il fallo secondo me non c'è, secondo me scivola. Ma ragazzi, che roba è? Fallo mai? Ma che roba è? Quello non è mai fallo, un errore, che roba un errore è? Dell'arbitro. Ma non hai fischiati due clamorosi prima, sulla destra, tra Skriniar, Koulibaly, eccetera, e fischi questa roba qui? Dai, su però. Ma che roba è? Qui mi pare netta, no, Gianluca, la scivolata di Lorenzo. Filippo, in questo momento Doveri e nella fase, si dice in gergo Napoli, apparatoria, cioè nel senso che in questo momento comincia a gestire la partita, no? Poco di qua, poco di là, 1-1, capito? Vabbè, però sbagliato. Questa è la... Beh, però, poi per carità, cioè nel senso, però, sono interventi se l'arbitro dovesse dove si fa fatica, genere, perché non è che è facile poi gestire un'azione del genere, però non è che poi l'arbitro può gestire il pareggio. Cioè, no, ma qua non c'è niente, si è proprio buttato... No, ma qui proprio niente di niente. Cioè lui dice che poi Di Marco ha toccato il gomito, no, con il piede il gomito. No, dopo, correndo. No, neanche. No, poi gli tocca col piede il gomito, ma è un contrasto mentre lui è per terra. Cioè questo è un fallo di paura che ha fischiato l'arbitro perché aveva paura che succedesse qualcosa. Hai capito? E poi vai al VAR, se c'è fallo e lo annulli. Ma non c'è, anche perché hanno fatto vedere un'immagine adesso che l'arbitro non c'ha nessuno davanti, vede perfettamente. Ma ha fatto andare avanti anche Doveri, Poi dopo due secondi ha fischiato. Ecco, ora Ciala. 78 di gioco, torniamo indietro da De Vrij, l'Inter aveva però, la possibilità di attaccare. Però è un Inter decisamente migliore rispetto al primo tempo, questo lo dobbiamo dire, credo che non ci siano dubbi, così come Gianluca mi sembra un Napoli meno arrembante rispetto ai primi 45 minuti adesso. Questo è fuori di ogni dubbio, ma le due parate le ha fatte Andanovic in questo secondo tempo, al di là del gol di Dzeko, sia su Elmas che su Osimhen. Però adesso la fisicità dell'Inter sta venendo fuori. Attenzione Di Marco brecca centrocampo dell'Inter, palla sulla sinistra per Perisic va a puntare Di Lorenzo che è rientrato in campo senza problemi, cross per Lautaro, non ci arriva sul pallone, poi arriva Dumfries, anticipa, riparte il Napoli sulla sinistra, attenzione che c'è spazio, 2-3, Insigne va a puntare Skriniar, squadre molto lunghe, Insigne aspetta, poi prova al destro, una deviazione, palla ad Andanovic, chiedono un fallo di mano ai giocatori del Napoli, vediamo quello che succede, Perisic litiga con Insigne, non farei tanto Insigne non può fare furbo cose. Che se prende un altro giallo appunto quello dicevo. Brozovic, lascia stare Perisic, lascialo stare, via, che noi dobbiamo passare alla partita. Barella all'indietro per Brozovic, ancora Brozovic per Barella, l'Inter ora nella metà campo del Napoli. Animi molto caldi. Comunque Brozovic non ha più l'uomo addosso e adesso ragiona molto di più. Perisic all'indietro per Di Marco. 79 di gioco. De Vrij.
se la palla non va fuori da 3-4 minuti con Sanchez che deve entrare, non può entrare. È vero, è pronto Sanchez al limite del campo. Credo Sanchez per Lautaro sia un cambio designato. Ma assolutamente, no, Lautaro oggi veramente, prima si parlava di peggiore in campo, Lautaro secondo me è di gran lunga il peggiore in campo. Cioè, Lautaro è uno dei nostri giocatori principali, cioè è la nostra stella, se vogliamo dire, no? Appena rinnovato il contratto, una cifra molto alta, giusto che sia così, però in queste partite deve essere lui a trascinare la squadra. Invece mi pare che anche qua errore di Lautaro, per fortuna rimedia Dzeko. Vediamo Brozzo, tre quarti centrale, Brozzo, Napoli si chiude bene, Brozzo continua a tenere il possesso, non sa chi dare la palla, all'indietro per Barella e poi per Skriniar. Ancora Skriniar che poco fa ha dato un pallone impreciso che quasi ci rischiava di farci prendere un contropiede pesante, anzi lo abbiamo preso, poi l'abbiamo rimediato in qualche modo. Ancora Handanović dentro l'area di rigore, c'è Osimhen a qualche metro, Handanović lancia lungo sulla destra a cercare ancora Dumfries di testa all'indietro, no, Anguissa ha cercato Dzeko, ma la palla è andata all'indietro, Anguissa orizzontale, va a cercare Di Lorenzo, nella metà campo nerazzurra Di Lorenzo, Koulibaly. Linea mediana. Giacomo, ci avevo visto bene al sesto minuto della ripresa? Non ho capito, Gianluca. Non ho capito. No, nel senso, ci avevo visto bene 1-1 Liverpool, Barcellona, classifica al sesto minuto? Sì, all'ottantesimo si è verificato quello che in pratica hai detto te. Hanno rallentato un po' l'Inter dopo il gol. Attenzione, Di Lorenzo va a cercare Osimhen. Palla per Handanović. Secondo me sarebbe stato fuori gioco di Osimhen. Applaude il compagno Osimhen. Qua abbiamo provato la solita nostra sovrapposizione sulla fascia sinistra che ai bei tempi riusciva. In questo caso invece Di Marco si è fatto uccellare da Elmas. No, mi sembra di aver intravisto anche Vidal, può essere? Sì, di no. È un'ora che si scalda. Sì. Beh, no, ma Vidal sinceramente al posto di chi? In questo momento, Vidal, al posto di chi? Çalhanoğlu. No, ma al posto di nessuno. Scusi, 22 non è Vidal? Sì, ma Çalhanoğlu è 80 almeno. Fino all'81esimo l'ha toccata allora, tre secondo volte. Questa strana, no, curiosa ragazzi. Regola di Inzaghi, il designato dovrebbe essere Brozovic. No, Brozovic non lo deve toccare. Perché ha ammonito. Brozovic non lo deve toccare. Qui siamo d'accordo tutti che Brozovic non lo deve toccare. Ma infatti, gestisce la palla, per carità che non tocchi Brozovic. È la prima partita nella quale non ci sono cambi e secondo me lo spavento del derby dopo averla persa male. Paura. Vabbè, giustamente certe lezioni le impari, è no? Dopo il derby. Effettivamente. Ma perché se mettono Vidal, secondo voi corre meno di Çalhanoğlu? Bello Dumfries, una palla, Barella ancora chi? Gli toglie il pallone? Koulibaly. Ma scusa, Gianluca, palla uscita. No, non le ha giocate. Due non le ha giocate perché aveva il Covid. Ah, che macchio, questo manino. Per Lautaro, per Sanchez, per Çalhanoğlu, però non l'ho visto. Io credo che Barella e Brozovic non li tocchi, però sicuramente Brozovic non deve uscire. Poi vediamo chi è il prescelto tra Barella. Grande Lautaro. Çalhanoğlu, esce Çalhanoğlu, entra Vidal. Molto spento Çalhanoğlu stasera, molto spento. Sinceramente trovarne un acceso, cioè Barella ha corso come al solito tanto, ma imprecisissimo anche lui. Cioè, mi sembra che tutti stiano un po' pagando, Tanto esce anche Zielinski. Anche il Napoli fa tre cambi, No, ne fa l'Inter tre se levi Dumfries sotto l'aspetto fisico, secondo me è l'unico, lui. Almeno. Mertens, Osimhen. Poi Juan Jesus, Zielinski. Almeno questa partita. E anche Goulam credo che entri, Credo che entri anche Goulam. Fuori anche quindi Insigne per un ultimi, ass. Sì, eccolo qui. E il terzo era un ass, non Goulam, esatto. Insigne un ass. Quindi un ass, Mertens e Juan Jesus. Un ass e Juan Jesus, esattamente. Cambia parecchio il Napoli, cambia sì. Due giocatori d'attacco mettendo dentro sia un ass e Mertens. Si copre con Juan Jesus. Sì.
Fa Mertens Osimhen, Nassi Insigne ruolo per ruolo, praticamente si sposta Anguissa più avanti al posto di Filippi, Kermare, Brozovic e Juan Jesus. Allora ragazzi, mancano 5 minuti abbondanti al 90esimo. Eccoci qui, allora 1 minuto e 40 secondi al 90esimo, 1-1, e poi ci sarà il tempo di recupero. Maxi cambi da una parte e anche dall'altra. Ha cambiato l'assetto tattico il Napoli, vero Gianluca? Anche sì, con l'ingresso di Juan Jesus siamo andati a giocare a 3, Juan Jesus, Koulibaly e Rachmani. L'hanno allargato Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce a centrocampo a 5, con un As con Mertens e Del Mas, insomma, 3-5-2. Conservativo, ho visto che è entrato anche Sanchez. Insomma, vediamo cosa succede in questo finale, va, speriamo. 50 secondi al 90esimo, corner Inter, e poi da capire quanto ci sarà da recuperare. Secondo me siamo tra i 4 e i 5 più o meno. Corner per l'Inter, dalla destra ci va Sanchez, il primo corner che l'Inter batte oggi. Film già visto. Ci va Mario Sanchez sul pallone, tutto pronto per il destro, ma c'è un cambio? Curio fedele sei. C'è un cambio nell'Inter? No, di chi? Che succede? Sì? Sì, c'è un cambio... D'Ambrosio per Di Marco. D'Ambrosio, se sono quei numeri dell'Inter, cerca di sfruttare il calcio d'angolo con D'Ambrosio. Sono D'Ambrosio per Di Marco. Vai, Fili. Film già visto. D'Ambrosio per Di Marco. Secondo, tanto per dire, secondo Mario, essendo entrati in zona Inter, la vincete 2-1 nel recupero. Eccolo lì, no, non diciamo niente, vi prego, dai. Io ho le mie convinzioni. No, domando soltanto. Siamo al 90esimo superato, però non è stato ancora esposto il cartello del recupero. Vediamo un po', intanto 5 di recupero, angolo Inter. Si gioca ancora per 4 minuti e 50, c'è Sanchez sul pallone, arriva il cross fuori area, cos'è sta roba? Vidal la va a recuperare, serve Sanchez, non è in fuorigioco, lato corto dell'area, arriva il cross, mette fuori Mario Rui, El Mas la sbatterà lontana e lo fa, l'Inter recupera con Vidal. Cross al limite dell'area, Dzeko prolunga, D'Ambrosio, e ancora una volta un intervento clamoroso di Koulibaly. Cosa ha fatto Koulibaly? Dal nulla è sbucato, ha tolto il pallone ad D'Ambrosio che era solo davanti al portiere, pronto a tirare in porta. Koulibaly da dietro, dal nulla, fa sbucare il piedone, la gamba, e anticipa ad D'Ambrosio. Attenzione a Vidal qua che sta per commettere un'ingenuità, gli va bene. Voglio rivederlo questo intervento di Koulibaly, perché se l'ho visto bene è una cosa mostruosa, mostruosa. Cosa ha fatto? Mezzo, infatti... Skriniar all'indietro, si torna da Brozovic, orizzontale a cercare D'Ambro, appena entrato, che tocca il suo primo pallone, perché il suo primo pallone poteva essere questo qua verso la porta, ma c'è stato Koulibaly. Ora Skriniar sulla sinistra, supera la mediana, palla al piede, Skriniar prova ad avanzare verso l'area di rigore, avanza ampie falcate, allarga per Perisic, Perisic contro Di Lorenzo, arriva al cross, deviato, altro corner per l'Inter. Sì, Inter. Occhio a D'Ambrosio sul calcio d'angolo. Secondo della partita, il primo l'abbiamo raccontato calma, un minuto ragazzi, fa. Ragazzi, calma, calma. 92 di gioco, 3 minuti alla fine. Il risultato giusto e pareggio. E comunque posso dire, come avevo previsto, il secondo tempo si sta giocando sempre da un'altra parte. No, Sanchez sul pallone con il destro, tutto pronto per il cross del cileno, speriamo stavolta in area. Tanto però c'è un pallone da mettere più lontano, lo fa Di Lorenzo, lo butta fuori dalle tribune. Tutto pronto, arriva il cross di Sanchez, lungo sul secondo palo, esce Ospina senza problemi, rimane a terra anche Di Lorenzo, ancora lui? No, dovrebbe rialzarsi adesso. Sì, tutto a posto. Ospina. Due e mezzo, siamo a metà del recupero. Tocco corto per Juan Jesus. Limite l'area di rigore, va a servire Lobotka. Ancora Juan Jesus. Orizzontale, a cercare Koulibaly. Palla sulla sinistra, sulla destra per Rachmani. Verticale, c'è l'anticipo di Skriniar. Poi tunnel di Perisic. Ancora si sposta il gioco su D'Ambrosio. Palla per Vidal, due minuti alla fine, siamo vicino all'out di destra, Vidal prova a verticalizzare, a cercare D'Ambrosio, anticipato da Juan Jesus che sbaglia tutto, riesce però a evitare il corner, c'è fallo laterale per l'Inter, zona offensiva di destra, se ne incarica l'angolo con Dumfries. Dumfries, che è più avanti Denzel, vai più avanti. Un minuto e 50 secondi alla fine della partita, Dumfries asciuga il pallone con le mani, così.
e metterà la palla dentro alta in area di rigore con le mani. In corsa lunga, ecco la palla a campanile a cercare Dzeko che spizza, palla che si impenna, rovesciata di Barella. Ci ha provato Barellino, il massimo che potesse fare. Un po' pretenziosa questa. Ma non poteva fare altro. Ha fatto benissimo. Effettivamente sì, effettivamente bene. Sì. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco, 1-1. Maradona, per ora decidono i gol di Insigne su calcio di rigore e il pareggio di Edin Dzeko. Filippo, fino in fondo. Lancio lungo, forse spinto D'Ambrosio, ma si va avanti per il vantaggio, che poi vantaggio non è perché siamo indietro. Skriniar all'indietro per Handanovic. Non c'è pressing su di lui, allarga la palla sulla destra per De Vrij. Ancora indietro per Handanovic. Ragazzi, su. Ancora Skriniar, lato corto dell'area difensiva dell'Inter. Tocco un po' così per Perisic. Perché? Regala la palla al Napoli, poi arriva da dietro, allora. Commette fallo Perisic. Non possiamo fare una roba del genere a 50 secondi dalla fine. Questo, ragazzi, è un po' regalato, eh? Ma sì, cioè, se tutti devi fare avanti, quella roba lì, lancia la lunga. L'ultima occasione. Punizione per il Napoli. Tutti avanti. Punizione per il Napoli, c'è sul pallone Unas col mancino. 20 secondi alla fine, l'ultima azione della partita. Tutto pronto per il punizione di Unas col mancino, tre quarti di destra, siamo 3-4 metri lontani dall'out di destra. È un bel fallo di confusione e fischia, vai. Tutto pronto per la punizione di Unas. Cioè, non l'ha messo in mezzo. Corto. Ma che no? Lobotka all'indietro. Mi sembra sprecatissima, ragazzi, questa. Cioè, che è clamorosa questa. Ma scusa, ma la partita è finita però, 95-3. Lancio lungo in area di rigore, esce Handanovic, presa alta. Mi sembra giocata malissimo dal Napoli questa punizione. Aspettiamo solo il fischio finale di Doveri. Ci saranno probabilmente 30 secondi in più da giocare a sto punto, perché c'è stato forse un cambio. Se si arrabbia Spalletti, che probabilmente con i suoi giocatori. Finita! 1-1 tra Napoli e Inter. Ragazzi, vai. 1-1 tra Napoli e Inter. Dai, bene, bene. L'Inter, primo tempo solo del Napoli, secondo tempo un Inter migliore, uscita, pareggiato subito. E poi secondo me il pareggio alla fine è il risultato giusto, anche perché il Napoli ha avuto anche due occasioni, anche se una secondo me sarebbe stato fuori gioco di Elmas, per andare in vantaggio. Pareggio che io mi tengo strettissimo. Giustamente sì, perché l'Inter resta in prima in classifica, quota 54, con una partita da recuperare. In questo momento ride o sorride il Milan, a condizione naturalmente che il Milan faccia il suo domani con la Sampdoria. Potenzialmente con tre punti andrebbe solitario in testa alla classifica, pur avendo, ribadiamo, l'Inter la partita da recuperare in quel di Bologna. 1-1 che, mi permetto di dire, Gianluca, serve poco al Napoli in chiave scudetto, serve molto di più all'Inter, che comunque ha superato uno scoglio come la trasferta al Maradona di quelli tosti. Mi dispiace soltanto che poteva esserci questo sussulto in più, qualche occasione da sfruttare meglio. In chiave scudetto cambia relativamente poco, l'Inter ha potenziale più 4, mancano ancora tante giornate, ma il Napoli non perde con l'Inter, rimane consolidato nell'obiettivo primario, che è quello della zona Champions. Va bene così, cioè alla fine va assolutamente bene così. C'è un potenziale però scontro diretto in vantaggio adesso per l'Inter, quindi sono potenziali 4-5, quindi voglio dire, sotto questo aspetto però insomma va bene, ragazzi, dai, va bene. Un peccato per la prestazione del Napoli, per le conclusioni e per un super Handanovic, un peccato, ma va bene così. L'importante è non averla persa questa partita, perché il Napoli rimane fermo, solito, dove si trova. Assolutamente sì, 1-1 risultato finale, abbiamo detto, importante per l'Inter, questo è lo scout, intanto il tabellino con 4 tiri in porta e 6 fuori da parte del Napoli, 2 in porta e 4 fuori per l'Inter, che ha mantenuto il possesso palla un pochino più del Napoli, 51-49, partita che, ricordate, a fine primo tempo erano 3 falli da una parte e dall'altra, sono diventati 13-7, quindi partita molto più frammentata, molto più spezzettata. Mi sembra, Mario, che l'Inter tutto sommato possa insomma ritenersi soddisfatto, cioè pareggiare uno scontro diretto come questo in casa del Napoli, mantenendo tra l'altro, come diceva giustamente Gianluca, il vantaggio negli scontri diretti. Ma io vorrei cominciare facendo i complimenti al Napoli, perché si è dimostrata una grande squadra, ha giocato bene e a tratti, soprattutto nel primo tempo, ha messo in difficoltà l'Inter. Io non avevo mai visto un Inter così brutta e onestamente credo che merito sia anche del Napoli, che ha giocato molto bene. Devo dire che poi alla fine, alla distanza, i campioni vengono sempre fuori e quindi si è
al contrario di quello che era successo al derby, come avevo immaginato, la partita è finita con l'Inter in attacco e con il Napoli in seria difficoltà. E questa cosa però mi fa pensare che ci siamo per il campionato, siamo ancora alla capolista fino a domani, poi quello che succederà succederà, ma la cosa importante è che i campionati si vincono con le avversarie e a me piace l'idea che in questo momento ci siano tanti avversari a contendersi il primo posto e per una volta ci si diverte a guardare anche le partite di calcio.